Del DVD Animazioni 6, un'iniziativa che quasi non ha bisogno di presentazioni perché è stata abbastanza antesignana di molte antologie che stanno facendo anche all'estero, no? Molti, diciamo, paesi che producono animazioni soprattutto d'autore indipendente. Questo ha l'aspetto più del libro, ha più contenuti rispetto a prima, abbiamo 80 pagine con più foto e anche più contenuti scritti, con due belli interventi, uno generale sull'animazione italiana che abbiamo chiesto di scrivere a Marcel Jean, che è il direttore artistico del Festival di Annecy, oltre ad essere il direttore della Cinémathèque québécoise di Montréal, che è comunque la cineteca più importante per quello che riguarda gli archivi di animazione al mondo. Quindi abbiamo messo un contributo anche di Carlo Montanaro, che ha scritto un saggio sulla animazione diretta su pellicola. Sono due capisaldi, ecco, della storia dell'animazione che riesce a fare da collante anche le produzioni indipendenti a trovare anche per loro un riconoscimento adeguato, che spesso non è così scontato, specialmente in Italia. Nora, pigliata dal destino, parte il cielo della nostra patria. Copertina, che avete notato, è tratta dal film che abbiamo appena visto di Michele Bernardi. Il lavoro grafico è fatto dal Predat, che di fianco a Michele Bernardi c'è il grafico, che ringraziamo già da adesso per quello che continuerà a fare bene e in fretta nei prossimi giorni. La scelta di partire sembrò ai miei genitori l'unica strada per sopravvivere. Alla fermata della corriera i parenti ci vennero a salutare. Fu straziante. Sapevamo che forse non li avremmo rivisti mai più. Poi vedemmo il mare e una grande speranza si affacciò nei nostri cuori. Speranza che si spezzò subito dopo. Partimmo stipati come merci nel fondo di una nave. Le barche di Lazzaro le chiamavano. Come tutte le nostre raccolte, in realtà cerchiamo di fare uno screening su quello che nei mesi precedenti all'uscita propone il panorama, insomma, dell'animazione d'autore, e poi si fa una sorta di valutazione, insomma, nei nostri deliri telefonici redazionali si cerca di capire se c'era una specie di disegno mandato in terra dagli animatori. Insomma, effettivamente questo DVD è molto segnato dal tema della memoria. Pierino era prima di tutto amico di Tullio, mio fratello. E io, prima della guerra, l'ho visto poco. Il film è semplicemente una intervista che ho fatto a mia madre. Le ho chiesto di parlarmi di come erano conosciuti lei e mio papà, e l'abbiamo animata cercando di mantenere, di essere vicini e distanti al tempo stesso. In più, mia madre parla del matrimonio di mio zio, dove si erano messi a chiacchierare lei e mio padre, abbiamo trovato il film del matrimonio di mio zio, quindi questo filmino in 8 mm del 53 mi è arrivato via mail come allegato, i tempi cambiano, e abbiamo trovato la scena in cui quello che girava il film, che non so chi fosse, ha ripreso mia madre che stava chiacchierando con di fianco mio padre, esattamente la scena che mia madre raccontava, e questo ovviamente ha dato, nessuno lo capisce vedendo il film perché non deve saperlo prima, però ha dato quel qualcosa in più che rende il lavoro piuttosto particolare. Poi, finito il rinfresco, ognuno a casa sua.